Avete fretta? Perché se avete qualche minuto, tra un po' comincia lo spettacolo della vita mia. Dispiacciono, per cui se non ti dispiace direi qualche data, sperando di non annoiarvi. Sono venuto al mondo il 7 settembre del 1791 a Roma, mentre a Parigi si prepara la Costituzione dell'anno terzo, si requisiscono i beni alla Chiesa e alla nobiltà e si liberano gli ebrei da loro cittadinanza. A Roma gli ebrei stanno chiusi in un ghetto e Papa Pio VI, Papa Braschi, ha appena condannato la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quanto è bello, il francese è una lingua che mi piace proprio tanto. Papà e mamma mi chiamano Giuseppe, Antonio, Maria, Francesco, Gioacchino, Raimondo. Sei nomi per una persona sola. Avranno pensato che i nomi si fanno compagnia, si danno importanza l'uno con l'altro. Se uno ha sei nomi sarà qualcuno di sicuro. Invece è il contrario. Con sei nomi uno non sa più chi è. Mia madre è Luigia Mazio. E non lo dico perché mamma mia, ma è una donna bellissima, ma basta che guardate me, che ho preso molto da lei. Papà si chiama Gaudenzio, fa il funzionario per il papare, ha studiato, computista pure lui, ragioniere, amministratore, esperto di libri, di libro mastro, di partita doppia, quelle cose lì. A casa insomma i soldi non mancano e si sta bene, ha studiato, che bella espressione. Ma non perché se uno ha un titolo di studio fa carriera, diventa qualcuno, una persona importante, no. A me è sempre piaciuto studiare. Che cosa? Tutto. La Bibbia, che ai miei tempi si leggeva in latino, la grammatica delle lingue, le lingue straniere, la legge. Che il popolo ai miei tempi pronunciava la legge, perché il popolo è analfabeta, mentre il diritto è una cosa scritta, per cui finisce sempre che il popolo sta più in galera che dentro. Ed è anche contento di essere coatto, che viene dal latino coactus, che vuol dire costretto a che cosa? A stare in prigione, ovviamente, il popolo. Mi piace anche studiare la lingua italiana, si capisce? La matematica, la fisica, ma soprattutto la storia. Se la vita fosse andata in un altro modo, io sarei potuto diventare un professore di storia. L'amore era reciproco. Voglio dire che mentre per altre materie bisogna camminare passo dopo passo, come la matematica, la storia ti prende, la storia mi ha seguito, mi ha ricercato, mi ha trovato, mi ha abbracciato, come se fosse una bella donna, io l'ho abbracciata. Ma la storia non è una bella donna, la storia è un orso femmina e l'abbraccio suo è come una zampata che ti stende a terra e devi ringraziare se rimani vivo. Il 10 febbraio del 1798 arrivano i francesi a Roma, al comando del generale Louis-Alexandre Berthier, eccolo qui. Arrestano Papa Braschi e se lo portano in Francia. Il 15 febbraio viene proclamata la Repubblica Romana. Attenzione, la Repubblica Romana. Il 25 il popolo di Roma insorge contro i francesi, ma viene represso. Berthier, che abbiamo appena visto, fa visitare i musei vaticani alle sue truppe, ma rimangono così incantati dalle opere che vedono che se le portano pure in Francia, varie opere tante. Papà Gaudenzio, vedendo che si mette male, prende tutta la famiglia, mamma, me chiaramente, mio fratello Carlo, che è un anno più giovane di me, mia sorella Flaminia non era ancora nata, e ci spedisce a Napoli, dove viviamo di stenti. Noi eravamo sempre vissuti da signori, da paini, come si dice in romanesco, e viviamo di stenti e non posso andare a scuola, per me è una cosa molto grave, ma la storia mi viene a trovare anche a Napoli. Infatti nel 1799 scoppia la rivoluzione napoletana, quella degli illuministi Vincenzo Cuoco e lei, Eleonora Fonseca Pimentel.
una rivoluzione sconfitta dai Borboni con l'appoggio del popolo, dei Lazzaroni. Le persone che hanno studiato, che hanno fatto luce su tante cose, come l'economia, il diritto, la religione, non riescono a illuminare il popolo, sono troppo poche. Il popolo, che parola misteriosa, popolo, misteriosa, affascinante, potente, schifosa. Il popolo di Napoli non vuole libertà, egalità, fraternità. Sta con il suo sovrano, ignorante, impaurito, superstizioso, sottomesso e violento. Io all'epoca ho 8 anni e forse è la prima volta che sento questo volume. La vita mia. Lascia tutta la vita mia. Chiedo scusa. Lo prendo così, quasi quasi. La vita. Alla maniera antica. È la prima volta che sento il fascino ambiguo del popolo. Papà dice che i Lazzaroni ci hanno salvato dai giacobini che ci avrebbero portato tutti alla ghigliottina con la scusa della libertà. Ma a me questo popolo sciancato, violento, che parla solo in napoletano, mi mette paura. Prima ci rubano i soldi in casa, poi, visto che ospitiamo un francese che è contrario alla rivoluzione, per poco non ci ammazzano tutti. Ci prendono per spie antiborboniche. A Roma, intanto, il console della Repubblica è Ennio Quirino Visconti. Un intellettuale di grande valore, ricordatevi di lui, Ennio Quirino Visconti. Quando i francesi alla fine del 1799 se ne vanno via da Roma, Berthier va a Parigi con loro, va a curare le antichità greco-romane al Museo del Louvre. E noi belli possiamo tornare a Roma, insieme al Papa Nuovo, Pio VII. Pio VI intanto è morto in esilio in Francia. E il nuovo pontefice al papà è riconoscente, si capisce? Così gli dà un posto a dirigente al porto di Civitavecchia. Abbiamo fatto vedere anche il Papa Nuovo, Francesco e tutt'altra cosa, però Pio VII, diciamo. E a Civitavecchia ci trasferiamo tutti lì. Magari avrei potuto incontrare il grande scrittore Stendhal, che sarebbe stato mandato a Roma, da Roma proprio a Civitavecchia, ma sarebbe arrivato soltanto, guardiamo un po', il 5 marzo 1831. Troppo tardi per me. E anche a Roma, dove Stendhal veniva spesso, non l'ho mai incontrato. La storia fa sempre di questi scherzi. Gli piace fare le cose in grande, le scene di massa, i colpi di scena. E infatti a Civitavecchia, mentre ci stiamo noi, non arriva Stendhal, ma il colera, che fa una strage terribile. E per il colera muore anche mio padre, nel 1802. Comincia male il secolo XIX. Male, male, male. A questo punto mi verrebbe da cantare. Dentro di me ho un altro, lo sapete? Uno che non ha studiato come me, uno che viene da non si sa dove, dalle fogne a cielo aperto della bassezza umana, sta qui, nel fondo schiena del cuore, e canta. E facciamolo cantare, questo secondo Belli. Questa cosa me ne esce lo spagnolo. Scusa, secondo Belli. La bassa, io l'alzerei. Fiore dell'oro, si non studi la storia non pi mica un brutto volo, ma quando cambia vento la bandiera stai senza casa e senza un bagnocco, fiore de cocco. Fiore destrutto, tu studi la storia e lei de te un già saputo. La storia è una gran signora austera, e te fregnone che piegarci in culo, fiore de mulo, fiore delle piante. Io della storia so sempre, è stato amante, e si m'è andata male a primavera, in autunno spero d'essere ricambiato, fiore de prato. La storia della vita è la maestra.
severa, che alla schiena te spara una schioppettata, ora ammazzata. Fior della storia, uomo si è uomo a sete e della gloria, della gloria. Ma se fai l'impiegato ma ne sera, o bevete mezzo litro e vattene a casa, fior de cerasa.